Un momento che regala benessere al corpo e alla mente, lasciandola libera dalle gabbie e capace di nuovo di creare. Lo yoga aiuta a trovare un momento come questo, uno spazio di serenità che durante la giornata potrai in ogni momento rivivere. Oggi vediamo la sequenza yoga completa da praticare a casa. L'esercizio ti aiuterà ad allungare i muscoli, a contrastare le tensioni, a rinforzare e snellire le cosce e le gambe, a migliorare l'equilibrio e la coordinazione, ma anche a rendere elastiche le articolazioni e tenendo alla larga lo stress. Iniziamo. Sei in piedi, le braccia sono lungo i fianchi. Chiudi gli occhi e respira. Decidi di dedicarti questo tempo. Porta ora il peso sui talloni e poi sulle punte. Così, questo movimento stimola la circolazione. Allarga le gambe e alza le braccia. Espira. Scendi con il bacino piegando al tempo stesso le ginocchia e i gomiti. Così. Poi inspira e solleva di nuovo il bacino. Ripeti. Ora, per completare l'espirazione, porta i gomiti contro i fianchi. Allungati verso l'alto e lentamente piega il busto e tocca terra con le mani. Piega le ginocchia e allarga le gambe. Le mani sono in preghiera mentre i gomiti premono contro le ginocchia. Portati a quattro zampe. Espira e partendo dalla bassa schiena fai la gobba come un gatto. Inspira e partendo sempre dalla bassa schiena raddrizza la colonna. Punta i piedi e solleva il bacino nella posizione yoga del cane a testa in giù, così. Torna in ginocchio e porta il piede destro tra le mani. Punta il piede sinistro e lentamente stacca le mani da terra. Allunga le braccia verso l'alto, nella posizione yoga del guerriero. Porta ora le mani a terra, fai un passo avanti con il piede sinistro. Solleva la gamba a sinistra fin dove riesci. Riporta ora il piede a terra e solleva il busto portandoti in piedi. Oscilla la gamba a sinistra in avanti e indietro, in modo da sciogliere le anche. Fermati ora con il piede sollevato in avanti. Porta le mani in preghiera. Il piede sinistro sul ginocchio destro. Il ginocchio guarda verso l'esterno. Abbassati con il bacino, piegando la gamba destra. Respira. Raddrizza la gamba e infine riporta il piede sinistro a terra. Piegati in avanti fino a toccare terra con le mani. Con un saltino indietro, torna nel cane a testa in giù. Scendi con le ginocchia sul tappetino. Ora porta il piede sinistro tra le mani, punta il piede destro e stacca le mani da terra. Piega le braccia verso l'alto. Senti la forza dell'asana del guerriero. Porta le mani a terra. Con il piede destro fai un piccolo passo in avanti. Solleva la gamba destra verso l'alto. Porta poi il piede a terra e solleva il busto.
fai oscillare la gamba destra avanti e indietro. Porta le mani in preghiera e appoggia il piede destro sul ginocchio sinistro. Piega il ginocchio sinistro e scendi con il bacino. Infine, raddrizza la gamba e porta il piede a terra. Finiamo questa sequenza come l'abbiamo iniziata. Sei in piedi, le braccia sono lungo i fianchi e gli occhi sono chiusi. Sei in silenzio mentre senti il cuore, che forte e sicuro, batte nel tuo petto. La mente è calma e libera. Questa sensazione di benessere può accompagnarti in ogni momento. Basta solo richiamarla alla mente.